penso che oggi ha più efficacia il dialogo intergenerazionale che il dialogo fra le culture, perché il dialogo interculturale ormai è diventato una cosa normale, mentre fra le generazioni ancora bisogna superare questo divario che si è costruito da tanto tempo per il rifiuto da parte dei giovani di una mentalità che loro vedevano antiquata e che hanno voluto rigettare. E adesso si sta riscoprendo invece il valore delle generazioni che nello scambio reciproco diventano ricchezza e diventano costruzione per un'umanità nuova e diversa. I giovani danno la possibilità di scoprire linguaggi nuovi per trasmettere la fede ed è stata questa la grande avventura della Chiesa di tutti i tempi, di ritrovare linguaggi nuovi per rispondere alle domande dei tempi. E in questo soltanto la unità fra giovani e adulti, fra giovani e anziani, può trovare le risposte adeguate.